Salve a tutti signore e signori, quest'oggi siamo alla Vocere di Palermo per raccontarvi una storia, è preciso una storia giusto per preparare il vostro stato d'animo, ai fatti veri e non alle fantastiche idee di una favola. Riallacciandomi alla mia collega, anche le storie come le favole iniziano con c'era una volta o tanto tempo fa. Il che è corretto, perché in effetti c'era una volta, ma come vedete, esiste ancora oggi nel cuore di Palermo, questo grande quartiere da tanti meandri. Ci piace? Surreale, un da parte per così dire, una sorta di periferia, paradossalmente nel cuore della città, emblema appunto della gente che lo popola, gente colorita diciamo. Che rende questo posto colorato e molto, molto suggestivo. Si tratta di veri personaggi, infatti, così marcati e definiti che sembrano perfettamente ideati dal regista. Che ne incastra pure bene le storie. Questa gente a rendere questo posto così affascinante. Di una cultura plurietnica. Ricca di sfumature, culture, gestualità, usanze. Questo grande mercato, presente e vissuto, è fortemente legato alle radici del passato. E tutto è molto accentuato e carico di enfasi. Dolorosa tragicità. Forte senso di religiosità. Ma anche incantevole bellezza. Ci piace? Tutto questo è la vucceria.